progetto DAS nasce dal Comitato di Scopo MACBO, è un progetto che è nato da mesi di coprogettazione, nel corso dei quali numerose associazioni dalla natura diversa l'una dall'altra si sono appunto impegnate per riuscire a elaborare un progetto unico. Diciamo che DAS prevede la realizzazione di un luogo dedicato principalmente alla produzione artistica, una sorta di luogo di scambio attraversato appunto da artisti, da professionisti del settore, ma anche da tutta la cittadinanza, insomma. Quindi appunto all'interno ci saranno numerose associazioni che si occupano di ambiti molto differenti tra loro, quindi si va per esempio da Zimmer Fry, che si occupa di videoarte, di musica, per restare nel video Emilio Doc, che invece si occupa di documentario, però dal taglio magari più giornalistico. Poi abbiamo l'L Marcoianni, che è un'altra associazione che si occupa di videodocumentario, però diciamo forse più tagliato verso la videoarte. Zopalco, che si occupano di poesia multimediale. Abbiamo numerose associazioni che invece si occupano di teatro, come gli Instabili Vaganti, che sono anche attivi sul territorio da molto tempo, mentre ci sono i più giovani del Teatro dei Servi Disobbedienti. C'è anche la mia associazione Metoche, che invece si occupa di produzione artistica e quindi diciamo da un lato più curatoriale e quindi più legato anche alla produzione editoriale dell'arte. Tutto il ramo più legato alla formazione, quindi La Balotta e Amis Sen Lima, che si occupano appunto di formazione, mediazione, inclusione sociale. Artigianate, che invece si occupa appunto di artigianato. E poi abbiamo anche varie associazioni che si occupano di danza, quindi abbiamo Nexus di Simona Bertozzi e poi appunto Le Supplici di Fabrizio Favale, Elastico, che è un'altra associazione che si occupa appunto di arti visive e in modo anche particolare di musica, Fucine Vulcaniche, che si occupano di arti circensi, e abbiamo anche Future Film Festival, che anche loro appunto sono attivi sul territorio da molti anni e si occupano prevalentemente di portare in anteprima numerose produzioni cinematografiche, che sono sia cortometraggi sia film veri e propri, diciamo legati appunto al fantascienza e legati alla sperimentazione video. Abbiamo deciso di in qualche modo rimettere in campo su un tavolo comune tutte le pratiche artistiche di cui ci occupiamo singolarmente, e quindi il posto, questo luogo funzionerà attraverso quella che è stata la sua coprogettazione secondo lo stesso meccanismo, cioè per aree tematiche, gruppi tematici che lavoreranno congiuntamente tra persone di differenti associazioni e con differenti percorsi e obiettivi. Dunque ora cominceremo a ristrutturarlo, andremo avanti con la coprogettazione e vi invitiamo il più presto possibile all'apertura di DAS, Dispositivo Arti Sperimentali. DAS è il risultato di un lungo percorso di coprogettazione che ha svolto l'Ufficio Giovani del Comune di Bologna con numerose associazioni del territorio chiamate riunitesi dopo una call aperta appunto alle realtà produttive di Bologna e della città metropolitana. Questo spazio era uno spazio fino agli anni 90 del Comune di Bologna, ma dedicato alla falegnameria. Dopo un periodo per cui lo spazio è rimasto chiuso per parecchio tempo, il Comune di Bologna ha poi deciso di destinarlo ai giovani creativi. L'obiettivo era quello di trovare una progettualità condivisa per restituire questo spazio della città ai giovani e per i giovani. Abbiamo colto l'occasione quindi di partecipare a questo bando, il bando Giovani Rigenerazioni Creative, promosso dall'ANCI, ANCI Giovani, e finalmente siamo arrivati alla preview di questo spazio, perché l'inaugurazione ci sarà in occasione di Arte Fiera a gennaio 2019.